Un saluto ai nostri telespettatori, parliamo di prevenzione, lo facciamo con il professor Giulio Tarro, prevenzione oncologica, si parla di continuo purtroppo di patologie, di malattie che ci fanno paura, professore Tarro. Sentire la parola tumore è come quasi sentire una condanna a morte, eppure oggi sono sempre più le situazioni che si riescono fortunatamente a risolvere, ma soprattutto a prevenire. L'appuntamento di oggi è proprio dedicato a questo, la prevenzione a 360 gradi, in che modo farla e soprattutto andare ad individuare, a spiegare ai nostri telespettatori che cosa non dobbiamo fare, quali sono le cause che portano a contrarre malattie serie come i tumori. Lei ha portato qui una scheda, diciamo in modo da poter anche andare ad individuare e focalizzare le cause principali che sono da evitare nei nostri stili di vita quotidiani. I principali rischi ambientali di cancro. Al primo posto c'è sicuramente il fumo, quindi il tabacco. Lei ha inserito una percentuale del 30, la più alta forse in assoluto, se non superata dai fattori alimentari che poi man mano andremo a sviscerare. Insomma, fare prevenzione vuol dire davvero tanto, vuol dire ridurre del 50% la possibilità, se non di più, di contrarre un tumore, un cancro. Dunque, iniziamo con la premessa. Effettivamente i tumori sono aumentati, però c'è anche un fatto, diciamo, alternativo, o perlomeno che può anche spiegare, è aumentata anche la nostra sopravvivenza, il che vuol dire che noi più anni aggiungiamo, più abbiamo la possibilità di andare incontro a una trasformazione cellulare e quindi a un tumore. Perciò bisogna pure, diciamo, essere convinti di questo. Noi riusciamo a fare una diagnosi migliore e quindi abbiamo la possibilità di fare una diagnosi di tumore precocemente. Abbiamo anche però la possibilità che, vivendo più a lungo, noi la nostra sorveglianza immunologica con l'età si riduce. Quindi quella, diciamo, possibilità che c'è normalmente nelle nostre cellule, una su 10.000, di mutare e poi eventualmente trasformarsi, ma la mutazione, questa trasformazione, viene bloccata dal nostro sistema immunologico. Con l'età questo sistema immunologico ovviamente viene meno pure lui, e quindi questa capacità trasformativa cellulare ha più possibilità di avere un effetto che quello della trasformazione maligna. Perciò, diciamo, è tutto un gioco di equilibri che dobbiamo spostare un pochino più in alto. A questo punto, ovviamente, se noi riusciamo a levare i rischi, che sono quelli importanti che portano al tumore, perché il rischio è fondamentale perché è legata a una causa conosciuta, non più al meccanismo. Per cui, diciamo, quello che noi dobbiamo sapere è le cause dei tumori. Le cause ormai le conosciamo. L'altro aspetto, credo, da controllare su questo è effettivamente che se noi interviamo precocemente, con tutti i sistemi che oggi ci vengono dati dalla medicina, è possibile ovviamente intervenire quando il tumore, per così dire, è rimuovibile. E quindi chirurgicamente, radiologicamente. Quindi innanzitutto dice, la prevenzione diagnostica è importante, perché quando ci viene consigliata anche dal medico di base, effettuarla. È prevenzione secondaria. La primaria è togliere la causa, la secondaria è la diagnosi precoce, sono sinonimi. La terziaria addirittura è nel soggetto che affetto da tumore deve essere seguito, il follow up, diciamo, termine anglosassone, perché anche nella recidiva è possibile intervenire, diciamo, ancora precocemente. E quindi diciamo di ascoltare anche i consigli dei medici e delle campagne di prevenzione laddove possibile. Andiamo poi alle cause che noi ritroviamo nella vita di tutti i giorni, abbiamo... negli stili di vita abbiamo fatto un accenno. Lei dice al primo posto, uno dei primi posti c'è il fumo, quindi il tabacco tra le cause. Sì, in percentuale è sicuramente la seconda causa. Ma noi ci siamo preoccupati come mondo occidentale effettivamente di avere delle leggi in proposito, di ridurre al minimo la possibilità che questo fumo danneggi anche chi non fuma.
però teniamo in considerazione come le percentuali hanno sempre portato che il primo tumore, purtroppo nel nostro mondo occidentale, è quello polmonare, e generalmente è stato sempre, come dire, una prerogativa maschile. Oggi sappiamo che proprio perché giustamente c'è una parità dei sessi, però purtroppo ora sono le donne che vanno incontro anche loro al primo posto come al tumore polmonare. E quindi in un certo senso, se c'è stata una riduzione in campo maschile del tumore, però cioè, il bilancio viene, diciamo, mantenuto alto per il fatto della donna che va incontro al tumore, perché ormai fuma quanto l'uomo. Ecco per cui dobbiamo anche tenere in considerazione queste modalità di vita che ci sono oggi, e quindi tenere in considerazione che, tranne, diciamo, il famoso radon, che è un elemento radioattivo che può essere pure causa di tumore polmonare, però il resto è legato al fumo della sigaretta, proprio non si può dire al 100%. Quindi sia attivo ma anche passivo di chi lo subisce questo fumo. Noi abbiamo, se la regia ci propone, una tabella che lei gentilmente ha portato qui, vediamo questa percentuale, il tabacco al 30%, poi ci sono altre cause. Esatto, poi c'è l'alimentazione, chiaramente. Al primo posto c'è sicuramente un terzo è legato all'alimentazione, del 100%, un terzo è dato dall'alimentazione. Questo perché? Che cosa intendiamo? E l'alimentazione dobbiamo anche distinguerla in due aspetti. Uno, diciamo, gli alimenti che sono proprio responsabili, per così dire, di trasformazione delle cellule, e l'altro addirittura abbiamo la possibilità invece di alimenti che invece proteggono da questa trasformazione. E ovviamente, diciamo, quindi facciamo proprio una suddivisione tra buoni e cattivi negli alimenti. In un certo senso alimenti. Sì, anche se poi tutto viene da una certa simbiosi che ci deve essere per forza di cose. Noi abbiamo gli alimenti in termini, diciamo, diverso dalle sostanze nutritive. Nutritive sono quelle che c'è anche l'aspetto energetico da considerare nel metabolismo, non solo, diciamo, o materiale, quindi non solo l'anabolismo, il catabolismo, ma c'è eventualmente quell'aspetto energetico. E questo è legato alle calorie, in sostanza. Allora, a questo punto noi abbiamo ovviamente proteine, zuccheri e grassi, che sono quelli che hanno, diciamo, l'aspetto nutritivo, calorico. Abbiamo una tabella. E poi abbiamo tutti gli altri alimenti. Alimenti, le vitamine sono degli alimenti, ovviamente. Poi ci sono gli oligoelementi importanti, dal cobalto, per così dire, allo zinco e via di seguito. Alcuni elementi sono, diciamo, importanti per alcune delle nostre molecole vitali. Ecco, cosa dobbiamo evitare, cosa invece ci aiuta a fare prevenzione? Facciamo finta di resettare per un attimo tutto quello che ascoltiamo intorno, ricominciamo da capo, ribadiamo e raccontiamo ai nostri telespettatori come devono orientare la propria alimentazione. Ovviamente, come sempre, la moderazione. Perciò l'equilibrio. Bisogna evitare sempre gli eccessi, quindi non bisogna andare in eccesso di proteine, non bisogna andare in eccesso di zucchero, non bisogna andare in eccesso di grassi. E anche questi alimenti vanno ridotti anche in proporzione. Dovrebbero essere ridotti di più i grassi in proporzione rispetto a quello che... I grassi intendiamo i grassi animali? I grassi animali sicuramente sono quelli là che praticamente sono più pericolosi. Ecco, ci viene in mente il burro, ma ci viene in mente anche il grasso proprio. Sì, ma quello che dobbiamo tenere presente anche in quello che viene considerato appunto il burro, la margherina, ma anche questi grassi sono dati da acidi, ma questi acidi sono maggiormente metabolizzabili in base, per così dire, ai legami che stabiliscono, diciamo, tra loro gli atomi di carbonio. Allora, se c'è per esempio l'acido, l'olio, c'è l'acido oleico, no? E questo è un doppio legame. Ma noi diciamo, abbiamo due doppi legami nella molecola, allora, diciamo, è ancora meglio metabolizzabile, tipo l'acido linolico, linolenico. Ma poi se noi andiamo avanti a quattro legami, abbiamo quello arachidonico, le arachidi, oppure addirittura il clupanodonico, cinque doppi legami, perché sono, tutti non sono maggiormente metabolizzabili, però diciamo sono, rappresentano addirittura delle vitamine. La vitamina F è costituita da 3, 4, 5 doppi legami, per dire. Quindi
Allora tutto viene, deve essere considerato in armonia, per cui noi abbiamo bisogno di tutto, però abbiamo bisogno di tutto, diciamo, in maniera, diciamo, di una certa suddivisione. Quindi, diciamo, per fare un esempio più pratico a chi ci ascolta in questo momento, se consumiamo dei grassi per condire le nostre pietanze, facciamolo in maniera equilibrata, utilizziamo un giorno la margarina, un giorno l'olio extravergine, un altro giorno l'olio possiamo, di arachidi. È preferibile utilizzare ovviamente quelli che hanno più doppi legami. L'acido, diciamo, l'olio, diciamo, nostro, nostrano, perché poi in molte regioni si, fortunatamente si produce, certo, bene, è la forma migliore. Ecco. Tanto è vero che nelle mense, già un primo indizio, una prima indicazione è quella di consumare olio. Nelle mense americane, che noi ci andavano immediatamente il famoso burro salatissimo e buonissimo per giunta, e il pane. Ora loro nei ristoranti importanti americani cominciano a dare l'olio d'oliva, il pane fondamentalmente da mettere, l'olio sul bandito pane. Bandito il burro questo livello, per esempio. Quindi perciò è tutta una questione, come dire, anche di buonsenso. Ovviamente grassi con moderazione, c'è una soglia giornaliera che non bisognerebbe superare. Sicuramente, per rispetto i grassi, a quello che rappresenta la normale alimentazione, dovrebbe essere un terzo i grassi, ecco, rispetto a quello che esatto, passava lo vediamo, per lo vediamo in tabella, un terzo i grassi, poi gli dice un mezzo il sale, perché anche il sale giustamente va ridotto. Noi oggi possiamo dire che in media totale ci sono 2 anni in più di vita per ognuno, è legato proprio al giusto, diciamo, dosaggio del sale. La riduzione del sale ha portato questo, e soprattutto ovviamente poi il controllo della pressione arteriosa. I zuccheri hanno la loro importanza. Perché gli zuccheri, ormai sappiamo che il diabete è una malattia sociale. Allora, proprio per non si può essere, diciamo, troppo legati al no zucchero, va sempre ridotto alla metà rispetto a quello che uno normalmente. È vero che gli zuccheri sono quelli che alimentano maggiormente le cellule cancerogene. Ma insomma, anche in calorie, sono quelli che danno molte calorie, quindi è più facile. Ecco perché ci vuole il discorso cosiddetto degli antiossidanti nel metabolismo dello zucchero. Se noi riusciamo ad avere le vitamine, cominciare l'acido ascorbico, la vitamina C, che sono antiossidanti, chiaramente rappresenta un limite a questo, diciamo, a questo favorire la trasformazione cellulare. Quindi assumere vitamina C è importante, assumerla attraverso gli alimenti, come possono essere gli alimenti, però teniamo anche in considerazione che per quando noi possiamo fare premute d'arancio, di limone, di agrumi più svariati, però a un certo punto c'è bisogno addirittura di intervenire con la nostra alimentazione, una vitamina C solubile che si può già prendere già a grammi, è già per esempio un'ottima profilassi autunnale, insieme alla vaccinazione antinfluenzale è preferibile anche aumentare la vitamina C. Assumere farmacologicamente le dice vitamina sì, sì, C? Sì, sì. È una prevenzione che va fatta in autunno, quindi prima della stagione invernale, sarebbe importante da tutti i punti di vista. Ma è giusto secondo lei eliminare completamente gli zuccheri dalla propria alimentazione? Impossibile, non è possibile eliminare gli zuccheri. E d'altronde non sarebbe nemmeno fisiologico. Noi abbiamo bisogno di un po' di zucchero. Ecco, l'organismo ha bisogno degli zuccheri, è questo che volevo intendere. È fondamentale. Sentiamo è la nostra, diciamo, fonte di maggiore energia da utilizzare. Indispensabile anche per il cervello, si dice, ecco, in gergo. Il mio riferimento era un po' a questi regimi alimentari particolarmente ristretti che eliminano completamente gli zuccheri, che eliminano le farine. Ma sarebbe, che sono anche fisiologici. Sul banco degli imputati. Completamente antifisiologici, ecco, diete del genere. Le farine bianche in particolare? Ma noi oggi abbiamo ripreso il pane integrale. È giusto perché questo? Perché il pane nero di una volta, però teniamo presente che la nostra, diciamo, generazione è cresciuta, quelle ovviamente successive altrettante di più, proprio in base alla vitaminizzazione del pane, che prima non c'era. È tutta una questione, come dire, di armonia e di diffusione di certe situazioni.
Ecco, allora, per concludere il discorso legato appunto all'alimentazione, ecco, si dice che la salute si cura a tavola. Consigli in particolare legati al consumo di frutta e verdura, legumi, lei dice l'equilibrio, la giusta percentuale, sull'arco di una settimana bisognerebbe bilanciare il consumo di vari. Sicuramente, le nostre buone famiglie avevano per esempio, davano spazio pure a uno o due giorni dal pesce, perché già allora si sapeva che era importante il pesce, per il suo contenuto in fosfore, per il contenuto di tante altre situazioni, di proteine eventualmente, di facilitare. Professore, io ho una curiosità, ma come vanno ad incidere gli stili alimentari sulle cellule che si trasformano nel nostro organismo, perché da benigne poi diventano portatori di malattie spesso mortali? Ma le cellule, diciamo, rappresentano i mattoni del nostro palazzo, perciò loro hanno bisogno di essere nutrite, per prima cosa sono i mattoni che devono essere, diciamo, ben fatti. Uh-huh. Allora non è una questione statica, dobbiamo vedere una questione dinamica, e quindi questi mattoni, per così dire, hanno di per sé una vita, le nostre cellule devono essere viste in continuo, per così dire, metabolismo, ma il loro proprio metabolismo. E come tale, chiaramente, tutto quello che passa da un'impronta. Poi c'è l'importanza, eventualmente, oggi sappiamo, delle novità anche a livello neurologico, i neuroni. I neuroni addirittura non sono più come, diciamo, quelli con cui nasciamo e basta, addirittura c'è la possibilità anche che anche i neuroni possono pure replicarsi, per cui, diciamo, abbiamo tutta una visione certamente più moderna, più attuale, più aggiornata della nostra situazione cellulare, quindi deve essere altrettanto alimentare e soprattutto anche con delle finalità ben precise. Soprattutto noi viviamo e mangiamo in un ambiente certamente inquinato. Esatto, sono delle concause. Se noi pensiamo ai pesticidi, se noi pensiamo agli ormoni che prendiamo anche contro la nostra volontà, perché rappresentano un anabolizzante, per dire, nella policoltura, se noi pensiamo anche che si fa meglio a trattare in questi casi gli animali anche con gli antibiotici, che però non hanno solo un effetto anabolizzante, ma poi quando non li pigliamo diventiamo resistenti a quell'antibiotico che sta utilizzando. Certo. E quindi ecco le nuove malattie verso germi che diventano resistenti agli antibiotici. Tutto questo va comunque ad innescarsi sul nostro meccanismo cellulare. Ma la cellula è la prima cosa. Noi siamo costituiti da cellule, i tessuti, gli organi e così gli organismi. Non possiamo non dimenticare quello che c'è la cellula, poi che c'è il cemento da una cellula all'altra. Cioè queste cellule che impazziscono. L'interstizio. Ma impazziscono perché? Perché a un certo punto non risentono più gli ordini dell'organismo, ma ci fanno per fatti propri. Se noi pensiamo alle cellule in cultura, fanno per fatti propri, in base però al metabolismo, in base a quello che gli diamo da nutrire. Esatto, è quello che non dovremmo fare, insomma, questo è il meccanismo. Dobbiamo fare nella parte moderata, giusta, non negli eccessi. Così volevo anche introdurre un discorso di attualità, che è quello di fare il nostro alimento piccante. Sì. È qualcosa che abbiamo già, diciamo, detto in altre trasmissioni, ma l'importanza anche per alcune, diciamo, componenti che si trovano nel peperoncino. La capsaicina è un alcaloide, però è importante perché di per sé diciamo, ha capacità di catalizzare alcune situazioni nel nostro organismo. Così anche sono delle vitamine che rendono ricco questo peperoncino. La vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, contenuta in maggior quantità in percentuale degli agrumi. Quindi è tutta una situazione che noi addirittura facciamo ormai esperimenti, diciamo, noi con i numeri che io dico cinesi, perché se chiaramente si riesce a stabilire uno studio per 7 anni consecutivi di quasi 500.000 di persone in tutto il mondo, secondo la loro abitudine di mangiare piccante o meno, diciamo, alcuni giorni della settimana, e se dopo 7 anni ci sono, diciamo, dei valori che sono reali, cioè
una sopravvivenza migliorata. Ci siamo ammalati meno. No, sopravvivenza parliamo, dell'11% per 3 giorni la settimana piccante, sempre. Eventualmente se si raddoppia questo arriviamo al 14%, e se andiamo a stabilire il tipo di malattia, il tumore, 10% diciamo, ecco, diciamo, in questi quasi 500.000 di persone e meno in questi 7 anni. Allora questi sono dati reali. E allora io le chiedo qualcosa dal punto di vista pratico, perché abbiamo detto l'alimento piccante che non sempre piace al palato, non sempre gradito. La medicina in questo campo sta facendo dei progressi, nel senso che ci sono dei farmaci, così come gli integratori di vitamine, ci sono dei farmaci che potrebbero andare a sostituire il cosiddetto peperoncino, rosso. Ah, c'è una capsaicina, un alcaloide, quindi c'è la possibilità ovviamente di trovare un farmaco sostitutivo. Rappresenta forse il miglior anestetico per le terapie delle neuriti oggi. Uh-huh. Le famose neuriti arpedie vengono trattate con una, diciamo, con una crema in cui c'è la capsaicina. Quindi c'è anche un aspetto farmacologico che si può sfruttare. Che pure c'è. Poi ovviamente al palato certamente si preferisce, c'è chi preferisce il peperoncino e chi non lo preferisce. Chi preferisce il pepe, che è più aromatico, però è meno utile per come contenente e contenuti soprattutto. Di... allora, io in chiusura di trasmissione volevo affrontare anche un tema a lei caro, che è quello dei virus. Come i virus possono incidere, a proposito di stili di vita, anche sulle malattie cancerogene, perché anche questo, cioè tra le cause. Ebbè, questo certamente è un argomento, visto che io sono sempre stato un virologo in particolare, sono la prima cattedra di biologia oncologica in Italia, vuol dire virus associato a tumori, e sono andato negli Stati Uniti allora negli anni 60 proprio per studiare presso il professore Sebeli, che aveva appena finito il vaccino per la polio, il vaccino orale, e quindi si occupava delle possibilità che virus normali potessero avere un loro ruolo nel tumore dell'uomo. E quindi certamente mi ricordo allora negli Stati Uniti 4 centri maggiori di allora per, a livello diciamo, di personalità del mondo scientifico e di laboratori ovviamente conseguenti, erano il nostro Cincinnati dell'Ohio, ovviamente a capo di Sebi, poi c'era Bethesda, la sede vicino a Washington, dove c'era il professore Hubner, e poi c'era Houston, il professore Melnick, a se lui c'era Morris Green. Ognuno di loro, per così dire, si sono divisi i virus conosciuti, vedendo se adenovirus sono molti, poi ci sono stati divisi fra Bethesda e se lui sui virus erpetici, noi siamo presi il Simplex, il professor Melnick si è preso il citomegalico e l'Epstein-Barr, poi c'erano anche gli altri virus, sono stati divisi. Poi le conseguenze quali sono state? Che per alcuni di questi virus non si è stabilito nessun ruolo. Inizialmente come cofattore era implicato il virus dell'herpes simplex. Poi invece, diciamo, in questa corsa al virus ha vinto il virus cosiddetto del papillomavirus, altro un virus comune per malattie abbastanza, per così dire, benigne, che però poi si è visto che c'erano dei componenti oncogeni. Tanto è vero che oggi è talmente, diciamo, scontato che sia associata al tumore del collo dell'utero, che è stato fatto nel 2006, è stato, per così dire, stabilito il primo vaccino contro due dei componenti, diciamo, maggiormente oncogeni di questa famiglia. Oggi sono passati già 12 anni, e prima ovviamente del 2006, quando l'8 giugno è stato, per così dire, registrato dall'apposito ufficio degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration, bene, gli sappiamo che le prospettive hanno portato già a una riduzione del tumore del collo dell'utero nei paesi già che l'hanno affrontato subito. Questo in particolare in Australia, per fare un esempio, diciamo, attuale. Ovviamente questo va dato, essendo una malattia sessualmente trasmissibile legata a questo virus, chiaramente deve essere preso come prevenzione, quindi come vaccino, fra 11 e 12 anni. Non bisogna nemmeno, per così dire, essere pregiudizi, avere dei pregiudizi nei riguardi del stesso, perché devono pigliarlo sia
i maschietti che le femminucce, l'unico sistema di eradicare, come a suo tempo la rosolia, per così dire. Ed è consigliabile che venga effettuato il vaccino. Anche perché, soprattutto, nell'ambito, diciamo, delle nostre conoscenze, non è solo più, diciamo, legato al tumore del colon dell'utero, ma è legato anche a altri tumori della sfera urogenitale e anche della testa e del collo. E quindi in un certo senso diventa un fatto importante questa prevenzione attraverso. Però noi dobbiamo dire un'altra cosa prima del papillomavirus, che noi in Italia siamo stati la prima nazione che ha reso obbligatoria la vaccinazione per il virus dell'epatite B, il quale non è solo responsabile dell'infiammazione del fegato, ma anche è responsabile di alcuni dei tumori del fegato. Non solo il virus dell'epatite B, c'è pure il virus dell'epatite C, su cui oggi c'è ci sono dei nuovi farmaci per via orale che sono, diciamo, abbastanza importanti da poter utilizzare. Però, diciamo, per quanto riguarda appunto la vaccinazione per il virus dell'epatite B, noi già nel 1990 siamo stati, per così dire, un esempio per le altre nazioni. Ebbene, dal 90, in cui è stata fatta l'obbligatorietà alla nascita e a 12 anni, oggi siamo praticamente i quarantenni, al di sotto dei 40, sono tutti, per così dire, protetti da questo tipo di infezione e di tumore. Io la ringrazio, professore Tarro, per questa chiacchierata molto utile. Ovviamente vedremo sviscerati questi argomenti nel corso del nostro telegiornale, nella rubrica del venerdì curata dal professor Giulio Tarro, ogni venerdì all'interno del nostro TG. Vi ricordo ancora i consigli per questa stagione autunnale dati dal professor Tarro: la prevenzione attraverso la vitamina C, che è una prevenzione a 360 gradi, sia per quanto riguarda le malattie stagionali, ma anche altre malattie più importanti e serie. Quindi facciamo un buon carico di vitamina C a tutti i livelli. Grazie ancora per averci seguito e grazie ancora al professor Tarro. Appuntamento e alle prossime. Arrivederci.